fare questo video per fare l'unboxing del mio N870HK1, perché ho visto che in rete non l'aveva fatto nessuno. Come potete vedere, l'allestimento che ho fatto prevede 32 giga di RAM, un disco M2 da 250 giga, la scheda Wi-Fi Killer, e vabbè, la tastiera illuminata c'è di suo, e ho dato anche un flash drive da 16 giga, tanto non mi ricordavo nemmeno. E la cosa da notare è che preso con una partita IVA, il prezzo sono soltanto 1100 euro per questo piccolo mostro con la 1050 e un po' di più. Andiamo ad aprirlo. Qua ci ho messo circa 10 giorni per arrivare, un bonifico in tempo che lo vedessero, lo assemblassero, poi mi hanno mandato il benchmark della mia macchina direttamente sull'account web. Dopodiché con calma mi è arrivato. C'è un primo isolante esterno da ammortizzare e dentro c'è una seconda scatola sempre marcata Obsidian. Eccellente, avevo fatto un video lanciato in seconda istantanea, quindi devo dire che funziona a dovere. Ok, ci siamo. Iniziamo a intravederlo. Allora, manuale, un pannettino, l'auto in 16 giga, due piccoli di probabilmente che siamo in disco, SATA interno. Che pesa all'incirca quanto il computer e basta. Ok, a questo punto ci siamo. Direi che questo dinamorso è stato abbastanza rapido, facciamo pure insieme una prima accensione. Ah, dimenticavo, questo è l'allestimento da 17 pollici. Dalle generose dimensioni dello schermo, un po'. Ok, eccolo qua, questo è il nostro N870HK1. Molto più spesso, invece è visivamente davvero spettacolare. Kensington Power Ethernet, DisplayPort HDMI, Type-C, USB 3, SD, e tra l'altro il tappino degli SD, uno a uno come si fa fare. La confezione sul frontale Spiri Status e sul fianco destro cuffie mic, una USB 2 e un'altra USB 3. Prese d'aria. Qui sotto si vedono tutte le head pipe dai benchmark che mi hanno mandato. La macchina nel stress test arriva indicativamente sugli 84 gradi interni, che era grosso modo quello che anche gli amici di Hardware Upgrade scrivevano delle varie prove che hanno fatto. Vedrò poi se appunto il palm rest come dovrebbe essere non trasmette il calore, quindi segno che le head pipe fanno il loro mestiere. A questo punto vediamo un po' quanto ci mette.
ad accendersi, primissima accensione, credo che ci sia stato gratis installato, dovrebbe, ma non ne sono nemmeno così certo, qualora non ci fosse, ecco. 3 secondi e mezzo il computer è partito, sinceramente mi sembra strabiliante, da zero all'accensione nel tempo di uno schiocco di dita. La macchina sembra già operativa, forse sta ancora facendo qualche cosa di preavvio, visto che c'era lo spin. No, ok, la macchina è pronta. Beh, direi che se i presupposti sono quelli del tempo di avvio, penso che per 1100 euro di aver comprato un discreto mostriciattolo. E come potete vedere sono con la luce alle spalle, nonostante la luce incidente, lo specchio qua, lo schermo opaco non specchia assolutamente. Ora stavo guardando se qua c'è forse qualcosa da far girare al volo di 3D, ma non c'è. Ok, appunto, vedi, Windows c'è, ma non è installato, per questo lo sistema. Bene, per l'unboxing al momento è tutto, poi se riuscirò magari farò anche un altro piccolo video facendo girare qualcosa. E ripeto, la macchina per 1100 euro più IVA mi sembra di primissimo acchito più che eccellente. Ciao a tutti!